Ci troviamo con il professor Antonino Zichicchiri. Buongiorno. Politologo presso l'Università di Bologna. Sicuro. Poligrafico di Stato. Sempre stato. Poliomelitico presso Montero. Sicuro. Il professore ci spiegherà ora, visto che ci avviciniamo alle elezioni, sì, infatti, come un politico deve curare il suo look, come si deve presentare, gli argomenti, come si deve vestire, perché oggi fa molta presa, no? Infatti, i politici praticamente fanno fare più che mai coraggio alla gente, alla popolazione, che non ci dia tanta importanza, che siano gente educata, che rispettino alla gente, che non prendono per giro alla gente per nessun motivo. Quindi illuderli? E non dire promesse, che tanto non le mantiene nessuno. Quando sono arrivati in quella tavola, a Cigiolino, sono tutti uguali, e mettono giù cura a tutti. Ecco, questa descrizione scientifica che rende l'idea. Quindi praticamente che differenza c'è tra la Camera e il Senato? Il Senato è quello che comanda i senatori, praticamente fanno la riunione tutti i senatori. La Camera è i camerieri. La Camera fa i camerieri, fanno praticamente di più di quello che possono fare. Ecco, perché tutti però fanno capo al Presidente d'Italia. Praticamente è tutta una fregatura, praticamente. Le votazioni sarebbero tutti fare come voglio fare io, prendere, andare a votare, ognuno il suo partito, però avere il giudizio come votare, perché tanto gli altri italiani, noi italiani, siamo tutti mischi, che scade sempre sui tranelli della gente che ruba i soldi e basta. Senta, ci spiega scientificamente, tecnicamente, sì, che cos'è il quorum? Il quorum, dipende da cosa dipende questo quorum. Ecco, il quorum per i voti regionali, per esempio. Per i voti regionali praticamente bisogna scegliere una persona che abbia sempre fiducia e se lasse il solito affetto, lascia simpatia di quella persona. Perché altrimenti quella persona lì si prende per il culo un'altra volta. Si prende sempre per il culo noi italiani, non è che ci danno niente, non ci danno niente nessuno, anzi, si tirano sempre alle spalle, si tirano sempre a fregare i guarini e pagare sempre. Quando c'è la chiarezza, io ringrazio il professore e alla prossima. Alla prossima, arrivederci signori.